A Cireale appaltati i lavori per la pista ciclabile sul tracciato dismesso delle ferrovie, 127 le imprese partecipanti alla gara. L'SOS lanciato sabato attraverso la nostra emittente per Paolo Pagano ha registrato positivi riscontri. L'uomo da stasera avrà un tetto e assistenza. Calcio, la Cireale con un gol di Manfrellotti si aggiudica il sentito derby con il Messina e sale in classifica portandosi ad un solo punto dai playoff. Bentrovati con il nostro TG Reporter. Tra gli altri argomenti del nostro giornale continueremo a parlare ancora delle iniziative, degli interventi post terremoto, ma ci sposteremo anche a Giarre dove si acuisce la protesta dei netturbini ancora oggi senza risposte, e poi un botte risposta polemico ad Aci Catena all'indomani dell'incendio della caserma dei vigili urbani. Questo è altro all'interno del nostro giornale. In primo piano, dicevamo, l'appalto dei lavori ad Acireale per la realizzazione della pista ciclabile sul tracciato dismesso della vecchia ferrovia. L'opera assegnata con un ribasso di quasi il 40%. È stata aggiudicata ad Acireale, manca solo al momento l'ufficialità, l'appalto inerente ai lavori per la realizzazione di una pista ciclabile e un percorso pedonale sul tracciato dismesso della vecchia ferrovia che si snoda per circa 3 km sul costone lavico della Timpa, dalla contrada Grotte di Acireale fino a Santa Maria Malati, attraversando luoghi dalla incomparabile bellezza paesaggistica e di pregio ambientale nell'ambito della riserva della Timpa, valorizzando perciò i belvederi naturali e le gallerie dell'Ottocento, testimonianza architettonica rilevante. Il progetto è stato finanziato per un importo di 771.000 euro dall'assessorato regionale alla mobilità nell'ambito del progetto ACI Greenway, riguardanti i programmi integrati nelle aree urbane riguardo la terza fase del piano di azione e coesione. Sono state in tal modo 127 le imprese che hanno preso parte alla gara svolta sotto l'egida della Centrale Unica di Committenza, comprendente oltre a Cireale pure i comuni di Via Grande e Cibona Accorsi. Per 20 imprese si è fatto ricorso durante la gara al cosiddetto soccorso amministrativo, una procedura ammessa dalla normativa nazionale quando emergono carenze documentali di lieve entità. Ad aggiudicarsi i lavori con un ribasso di poco inferiore al 40% è stata un'impresa di Aci Catena, mentre in seconda posizione la commissione ha posto in graduatoria una impresa con sede a Roma. Poco meno di 2 anni fa l'Ente Acesa aveva provveduto già ad acquistare i terreni in questione da Federservizi, la società che per conto delle Ferrovie Nazionali si occupa di tale aspetto, introitando così la somma di 272.000 euro. Interventi post-terremoto, il coordinamento dei comitati dei terremotati di Acireale, Zafferana e Etnea promuove per il prossimo 10 febbraio alle 9.30 al Cinema Margherita di Acireale un incontro tra cittadini, istituzioni, rappresentanti politici eletti nella provincia di Catania per fare il punto della situazione ad oltre un mese dall'evento sismico che ha sconvolto 9 comuni del catanese, per valutare le iniziative da richiedere ai governi nazionale e regionale per una pronta ripresa, per una pronta ricostruzione. Il terremoto e i conseguenti danni sono stati, si legge nell'invito, con tutta evidenza sottovalutati, e le popolazioni operose dei nostri territori distrutti vogliono ricominciare a vivere e lavorare, ma ciò potrà essere fatto solo con l'impegno concreto di tutti e in particolare con quello dei rappresentanti invitati a partecipare alla manifestazione in programma, dicevamo, domenica prossima 10 febbraio con inizio alle 9.30 presso il Cinema Margherita di Acireale. Ai comitati di Fleri, Pennisi e Piano d'Api intanto si aggiunge anche il comitato di Aci Sant'Antonio,
che da qualche giorno ha il suo comitato spontaneo composto da cittadini del comune e dei centri limitrofi interessati dal sisma del 26 dicembre scorso. Un comitato che si è costituito in questi giorni, che vede tra i promotori Monica Ferraro, Rosario e Giacomo Trovato. Il commissario straordinario intanto comunica che il termine per la presentazione delle richieste di accesso al contributo, al CAS, è prorogato all'8 marzo, ma per restare ad Aci Sant'Antonio, un gruppo di consiglieri comunali della città di Trapani verrà in visita il prossimo venerdì 15 febbraio ad Aci Sant'Antonio, trattenendosi fino al sabato per mostrare vicinanza alla popolazione colpita dal sisma. Dopo l'incontro con l'amministrazione Caruso, i consiglieri trapanesi faranno un giro per le scuole del territorio, portando ai sant'antonesi colpiti dalla calamità la solidarietà della città di Trapani e la promessa di un impegno per raccogliere fondi da destinare all'acquisto di un nuovo scuolabus per i piccoli studenti. Adesso invece ci occupiamo di tutt'altro, Giarre, la protesta dei netturbini. L'attesa assemblea odierna dei netturbini giarresi, proclamata dalla Confsalfast, non ha portato l'auspicata schiarita, e cioè lo sblocco degli stipendi del mese di dicembre che i lavoratori del servizio di netezza urbana avrebbero dovuto percepire lo scorso 15 gennaio. Il comune avrebbe effettuato il bonifico alla Dasti, ma i soldi sarebbero ancora congelati in banca. I 45 lavoratori, che come si ricorderà lo scorso venerdì, hanno dato vita ad un sit-in di protesta. Lo sciopero è stato indetto dalla CGIL, ma tutto il cantiere ha aderito. Nella giornata di sabato hanno ripreso la raccolta, ma come ben si evidenzia dalle immagini, alla fine numerosi sacchetti sono rimasti per strada, non ritirati, poiché non si è riusciti a smaltire l'arretrato. Inevitabile il formarsi di discariche sia al centro, via Teatro, via Trieste, dove sorgono le case popolari, ma anche nelle frazioni la situazione resta delicata. Vedi Macchia e San Giovanni Montebello, ma anche Carruba versa in condizioni igieniche allarmanti. Toccherà ora al nuovo assessore all'ecologia Santino Oliveri, che proprio stamane ha giurato e quindi si è insediato nella giunta d'Anna Giarre, sbloccare l'intricata matassa, visto che il rappresentante aziendale della Confsalfast, Salvo Scalia, di concerto con il responsabile provinciale Rosario Garozzo, dopo l'infruttuosa assemblea odierna, sta avviando la procedura di raffreddamento che precede lo sciopero sulla scia di quanto già fatto dalla CGIL. Unica sigla a non aver aderito allo stato di agitazione la CISL, che comunque conta pochissimi associati. Adesso ci fermiamo, spazio alla pubblicità. A tra poco. Carnevale di Acireale, domenica 17, sabato 23 e domenica 24, e da giovedì 28 febbraio a martedì 5 marzo, nello straordinario circuito barocco di Acireale. Regalati un sorriso. 6 sfilate con 9 meravigliosi carri allegorici, oltre a grandi spettacoli. Domenica 17, ore 16, spettacolare cerimonia d'apertura con la madrina Rossella Brescia, gli Acrobati Sonics, oltre alla sfilata di tutti i carri allegorici. Ingresso giornaliero in circuito, prezzo popolare, incluso spettacolo 5 euro. Info su carnevaleacireale.it. Ottica Grasso presenta lo stile più cool del momento, il tutto tondo in metallo celluloide. Ottica Grasso, le novità sulle collezioni vista sole dai brand più di tendenza. Concessionario ufficiale Cartier, centro d'eccellenza Zeiss per il massimo comfort dei vostri occhi. Venite a provare il nuovo Blue Control, il trattamento che protegge i tuoi occhi dalle luci blu. Ad Acireale, Concept Store in Corso Italia 122, ad Aci Catena in Via Matrice 34. Ottica Grasso, la migliore visione. Sconti fino al 40% su tutte le montature. Vendita soggetta a limitazione. Plaza Toast ti porta al cinema. Prova il menù Cine Toast, che comprende un toast, una bevanda analcolica e un biglietto d'ingresso per il Margherita Multisala. Da Plaza Toast si è sempre felici di andarci, perché i toast sono dei mega toast doppio gusto, preparati con prodotti selezionati. Pane bianco, pane integrale, pane vegano, pane alle noci, 30 scelte, tra cui lo Sweet Toast, il toast dolce con creme, Nutella, cioccolato bianco, pistacchio, burro di arachidi o confetture. In più, sfiziose insalate e
nutrienti estratti, energetici, disintossicanti o rinfrescanti. E novità, toast anche per celiaci. Plaza Toast, aperti a pranzo e a cena, in piazza Garibaldi 13-14 ad Acireale. Servizio a domicilio in tutta la città. 345-816-20-22. La nostra moda? Da OVS Kids, ovviamente! Da OVS Kids sono arrivati centinaia di nuovi capi con i colori e i modelli per l'autunno-inverno. Prova da OVS, scopri le grandi promozioni e un assortimento ricchissimo dal corredo 00 ai 14 anni. OVS Kids, moda colore, moda fantasia, moda allegria. Per bambini e ragazzi a cui piace muoversi in libertà, un grande assortimento nel quale sbizzarrirsi. OVS Kids, ad Aci Catena, in via Vittorio Emanuele 1416. A posto? A posto! A posto, i professionisti dell'auto. Metti in sicurezza la tua auto, controllandola dalla A alla Z, da Service Car a posto. Controllo elettrauto, meccanico, carrozzeria, gommista, centro revisioni. Affidati a noi. Per la prima volta ad Acireale, una struttura completa per l'assistenza della tua auto. A posto, Service Car di Riolo, via Salvatore Vigo 45. Per info 095 60 42 69. Scopri gli incentivi e le promozioni in atto. A posto, in tutta Italia, in 1800 centri. A posto, Service Car di Riolo, via Salvatore Vigo 45. La famiglia Pasquini, Mastri Pastai dal 1970, in occasione del più bel carnevale di Sicilia, propone i piatti della tradizione carnevalesca. Casarecci al ferretto, maccheroni arlecchino, campanellini arcobaleno, rigatoni di carnevale ai sette buchi ed immancabile il sugo di carnevale con carne di vitello, maiale e cotenna. Dal 1970, Pastificio Pasquini, pasta fresca, gastronomia, condimenti. Corso Sicilia 59, Acireale. Come ricorderete, per chi ha avuto modo di seguirci sabato, abbiamo raccontato una storia di povertà ad Acireale, grande e in questo fine settimana la sensibilità mostrata da tanti. Da stasera Paolo Pagano avrà un luogo caldo e sicuro in cui dormire. Lo scorso sabato la nostra emittente ha raccontato la storia di Paolo Pagano, un cittadino acciaese caduto in disgrazia. Senza più lavoro, Paolo non ha più neanche una casa e da un mese circa ogni notte si inventa una sistemazione per dormire. Si è rivolto alle istituzioni locali che, rammaricate, non sono riuscite a concedergli un alloggio. Il nostro servizio ha fatto il giro del web, è stato visto da tantissime persone e in tanti hanno mostrato grande sensibilità. Primi fra tutti gli operatori del dormitorio Caritas di Aci Sant'Antonio, che da stasera accoglieranno Paolo. La notizia è arrivata proprio sabato pomeriggio. Si sono mobilitati tutti affinché quest'uomo non dovesse più nascondersi e affinché potesse dormire serenamente, al caldo e al sicuro. Un riscontro immediato. Chiedi e ti sarà dato, bussa e ti sarà aperto, diceva Gesù, e con Paolo è stato proprio così. Rimane adesso il problema del garage da prendere in affitto per sistemare i mobili che Pagano ha dovuto lasciare nella casa da cui è stato sfrattato. L'ufficio dei servizi sociali gli aveva offerto un contributo di 100 euro mensili, cifra che secondo Paolo sarebbe insufficiente. Aspettiamo, magari la provvidenza verrà di nuovo in suo soccorso. Si terrà mercoledì 6 febbraio, con inizio alle ore 16, la seduta straordinaria di Consiglio Comunale per ospitare il dibattito sul Carnevale, così come richiesto dai consiglieri d'opposizione, in primis il consigliere Michele Di Re, che richiamandosi alla nota preoccupata del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Carnevale e alla luce del dibattito sviluppatosi sulla vicenda bilanci fondazione, ha richiesto una seduta speciale appunto del civico consesso, una seduta che andrà a
ad ospitare il presidente della Fondazione Carnevale e il collegio dei revisori della stessa fondazione, così appunto da chiarire qualsiasi dubbio sulla vicenda bilanci fondazione. E dunque dibattito che è stato programmato per mercoledì 6 febbraio con inizio, dicevamo, alle ore 16. Adesso invece ci spostiamo nella vicina ACI Catena, all'indomani dell'incendio che ha reso inagibile la caserma dei vigili urbani, e ne è nata una polemica, un botta e risposta tra i gruppi d'opposizione e il sindaco Oliveri. Al solito il sindaco Oliveri, invece di affrontare seriamente i problemi, riesce ad esprimere solo inesattezze per creare polemica sterile a fronte di una segnalazione incontrovertibile e sminuire l'istituzionale attività di controllo dell'opposizione. Io la invito a studiare la storia recente del nostro comune andando a vedere chi era nelle stanze del potere nella maggioranza nelle date da lei indicate e farsi un esame di coscienza. E questa la spiccata replica del consigliere comunale catenoto Rosario Sorbello all'indirizzo del sindaco Nello Oliveri all'indomani delle polemiche nate attorno all'incendio che ha reso inagibile la caserma dei vigili urbani. Adesso si contano i danni alla struttura che, come detto, è stata dichiarata inagibile, ma intanto il primo cittadino ha polemizzato sabato con i consiglieri di minoranza che, in una nota sostenendo l'importanza di collocare il corpo dei vigili urbani in un edificio strutturalmente più adeguato alle funzioni da svolgere, invitavano l'amministrazione ad individuare adeguate soluzioni ed adoperarsi senza indugio a perseguire l'obiettivo per la realizzazione della nuova caserma per i carabinieri, destinando l'attuale sede di ACI Catena Centro ai vigili urbani. Il sindaco, dal canto suo, replicava parlando di azione strumentale, ricordando che quattro firmatari della nota che oggi sollecitano adeguate soluzioni la pensavano diversamente quando sedevano tra i banchi della maggioranza. Tornando all'inagibilità della caserma, il comune ha reso noto che per i prossimi giorni tutte le urgenze verranno gestite chiamando il numero 095-764-5376 oppure recandosi ad ACI San Filippo nei locali dell'ufficio urbanistica di via Scale Sant'Antonio 52, dove opererà un presidio di polizia locale. Torniamo ad ACI Reale. La SOGIP, Servizi Acqua e Gas Metano, comunica alla cittadinanza che a causa di lavori Enel da eseguire nel Pozzo Ferlito, via Felicetto, mercoledì prossimo sarà interrotta l'erogazione idrica nelle frazioni di Guardia e Mangano nel corso della mattina, quindi dalle 8.30 fino alle 16.30. Adesso ci fermiamo, linea ancora alla pubblicità, nella terza parte lo sport. Centro Analisi SAEM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6. Le analisi vengono effettuate in sede. Il Centro Analisi SAEM del dottor Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21, a Cireale, vicino la biblioteca Zelantea. Per info 095 60 48 83. A vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia. Villa Grazia, due strutture ricettive per anziani dove puoi scegliere di vivere serenamente e spensieratamente. Villa Grazia è a disposizione di tutti quegli anziani autosufficienti e non che si trovano nella necessità temporanea o definitiva di poter mantenere la loro autonomia all'interno di un contesto di ospitalità, con assistenza continuativa da parte di personale specializzato, in grado di seguirli nello svolgimento della loro vita quotidiana. Villa Grazia, una grande esperienza maturata in tanti anni di attività e consolidata giorno per giorno. A Santa Venerina, via Provinciale Linera, per info 345 935 46 64 o 349 775 57 27. www.gruppovillagrazia.it. Signor Canedda, siamo a casa nuova, si sveglia. Ma che fu che è successo qui? Aiuto! E chi è me mondasso già tutte cose? E io pensavo che stavo sognando, ma questa è realtà, questa è magnificenza!
ti montano e ti smontano che manco te ne accorgi, è un sogno! La Sicilia traslochi! Smontiamo, rimontiamo, imballiamo, trasportiamo, modifichiamo mobili e cucine nei nostri laboratori in tempi rapidi. Viaggi settimanali da e per il nord. Copertura assicurativa e la massima professionalità sul lavoro. Ma dove vai se la Sicilia traslochi non ce l'hai? Bella fresca e non sana, da Reità. Sulla Riviera Ionica coltiviamo le nostre verdure. Genuine, già pulite e pronte da gustare. Ci piace! Bella fresca, l'insalata siciliana a chilometri zero. Macelleria Cannavò, tradizione di qualità. I nostri animali sono siciliani perché nascono e crescono nella nostra terra, dove vengono allevati all'aperto con tanta cura e con alimenti naturali. Macelleria Cannavò fa parte del Consorzio Carni di Sicilia. Scelgo la qualità per la mia famiglia. Il Consorzio Carni di Sicilia valorizza la tipicità e qualità della carne bovina siciliana, certificandone la provenienza attraverso l'etichettatura volontaria. Macelleria Cannavò, gusto e qualità sulla tua tavola, con specialità pronto cuoci, che se vuoi puoi gustare anche nel nostro ristorante. Macelleria Cannavò, Viale Regina Margherita 1820, a Cireale. Carne a sicilianità garantita. La Cireale vince il derby con il Messina e vola ad un punto dalla griglia playoff, dunque nei quartieri alti della Serie D. Vediamo. Basta una velenosa zampata di Manfrellotti alla mezz'ora del primo tempo alla Cireale per sbarazzarsi del Messina, aggiudicarsi il sentitissimo derby e portarsi alle falde dei playoff. Davanti al pubblico delle grandi occasioni, circa 2000 gli spettatori sugli spalti del Tupparello, mister Romano non ha problemi di formazione e sceglie l'11 migliore per sfidare i rivali peloritani, che invece devono fare i conti con l'assenza di Biondi. La prima fase di partita è quella classica di studio, tanti duelli in mezzo al campo, pochissime occasioni da gol. La prima la crea il Messina al 18° con il colpo di testa di Arcidiacono, deviato provvidenzialmente in corner da un difensore acese. Alla prima sortita offensiva invece la Cireale passa, e il 28° quando la punizione di Madonia trova il ginocchio di Manfrellotti, che sorprende e beffa Loren Conn, portando avanti la Cireale siglando il suo 10° centro in campionato. È un duro colpo per il morale di un Messina che non era partito male. Al 40° Savanarola di testa, per poco non fa 2-0, poi il primo tempo si chiude su questa punizione velleitaria di Catalano, che dai 35 metri non impensierisce Biondi. Nella ripresa il Messina si riversa in avanti alla ricerca del pari e lo sfiora in diverse occasioni. Arcidiacono, il più attivo dei suoi, sembra predicare nel deserto. Poi all'8° è un super Biondi a negare il gol dell'ex Cocimano, che di testa aveva colpito a botta sicura. Ancora peloritani avanti, minuto 13, su un cross dalla destra nessuno riesce ad intervenire, ma Arcidiacono sul secondo palo a porta sguarnita ma con visuale ridotta colpisce clamorosamente il palo. È la prova della giornata positiva ed anche fortunata della Cireale, che si difende con ordine e determinazione, concedendo poco al Messina. Al 34° Cocimano è murato in area di rigore e la Cireale si salva ancora. Poi i granata nel finale in contropiede hanno l'occasione di chiudere il match. Aprile, prima di testa sul cross del neoentrato Sidibe, non trova la porta, complice la deviazione di un difensore. Poi sul corner che ne segue spreca malamente il 2-0 da pochi passi, dopo la sforbiciata assist di Campanaro. Sono errori indolore però, perché il tempo scorre e il Messina non riesce più a creare pericoli. Il derby dunque per la seconda volta in stagione va nuovamente alla Cireale, che centra la terza vittoria di fila portandosi a meno uno dai playoff, ma soprattutto a più 9 sulla zona playout. Adesso è lecito sognare, domenica San Cataldo, altro derby di fuoco e speranze. E per restare in tema di gol, anche se ieri se ne sono visti davvero pochini, vediamo gli altri gol, quindi gli altri risultati in Serie D.
È la giornata dei pareggi, la numero 22 del girone I di Serie D. Ben 5 i segni X in schedina, 3 le vittorie interne, uno solo l'exploit fuori casa, quello del Rotonda ultimo che dà segni di vita a Castrovillari. In totale però pochi gol all'attivo, solamente 14. Partiamo dal big match di giornata, quello fra Turris seconda e Bari primo. Se lo sono aggiudicati i corallini grazie a questo gol di Riccio al 15° del secondo tempo che fa impazzire il Liguori. Turris adesso a meno 9 dalla vetta e con una gara in meno, se la questione primo posto non è ancora riaperta, quantomeno è viva. In chiave playoff invece il Marsala ha battuto 2-1 la Cittanovesi, ha scavalcato i calabresi al terzo posto, mentre il Portici è tornato con un solo punto da Barcellona Pozzo di Gotto, dove la gara è finita 0-0. I campani però restano comunque quinti, in piena zona playoff, perché il Castrovillari si è suicidato in casa contro il Fanalino di Coda Rotonda e il Gela ha fatto altrettanto contro un Troina rimasto in 9 uomini per una scazzottata tra compagni di squadra, il portiere Polizzi e l'attaccante Modumbu, dopo il gol del pareggio del Gela firmato da Sowe, ma regalato dall'errore del portiere ospite. Tutto questo al 13° del secondo tempo, 3 minuti prima invece era stato Sidibe a portare avanti il Troina con questo preciso colpo di testa. Pari con gol anche tra Palmese e Nocerina, avanti i Molossi al 31° con il rapace d'area di rigore Simonetti, gol numero 8 per lui. Il pari dei calabresi arriva al 37° del secondo tempo con questo bolide dalla distanza di Bonadio. 0-0 infine anche la sfida salvezza Città di Messina Roccella per una classifica che dopo 22 giornate recita così: Bari primo con 52 punti, Turris seconda con 43 ma con una gara in meno e poi Marsala, Cittanovese e Portici nei playoff. La San Cataldese con il pari in rimonta ottenuto all'Ocri resta a meno 2 dalla salvezza diretta ma ad oggi è nei playout insieme a Roccella, Città di Messina e Messina. Rotonda sempre ultimo, nonostante la vittoria, il Gioia Virtus sempre penultimo. Uno sguardo anche agli altri campionati dilettantistici, resta tutto invariato nei piani alti della classifica del campionato di eccellenza, dove non vince nessuna delle tre squadre in lotta per il primo posto. 0-0 del Palazzolo a Giarre, 2-2 del Marina di Ragusa a Paternò, 1-1 del Biancavilla a Milazzo e non vince neanche il Camaro, quarto in classifica, fermato sul 2-2 dal Terme Vigliatore. Buon pari esterno invece in chiave salvezza per il Real Laci con la Ionica, anche se i playout restano ancora distanti 5 punti. Nel girone C di promozione vincono entrambe le capolista. Laci Catena regola 2-0 il Mister Bianco, il Pedare spugna Via Grande 1-0 il punteggio finale. Frena invece Laci Sant'Antonio 1-1 a Taormina, scavalcato al terzo posto dal Mascalucia che si è imposto a Valanga sul Gescal 5-2. Girone E di prima categoria fa la voce grossa la Nisiana che regola 4-0 il Palagonia e lo aggancia in vetta alla classifica con 38 punti. Dietro invece in chiave playoff sospesa Mascalucia Russo Calcio, mentre l'AC Bonaccorsi non va oltre lo 0-0 con il Città di Catania, restando così a meno 2 dalla griglia spareggi. Ancora un KO per il Calcio Giarre, stavolta a Santa Croce Camerina. Giarresi sempre ultimi con soli 4 punti a 4 lunghezze dai playout. Girone D di seconda categoria, infine, il Furci regola a fatica l'Aci Trezza, 3-2 il punteggio finale, e allunga in vetta alla classifica, portandosi a più 4 sulla Roboro, fermata a riposto. Colpaccio in chiave salvezza del Calcio Lavinaio a Mascali, buon pari del Santa Venerina in casa del Caggi, terzo in classifica. Ed ora uno sguardo alle altre discipline sportive, vediamo com'è andata sui vari campi per quanto riguarda la pallavolo, il basket, il calcio a 5. Due vittorie e 4 sconfitte, il bilancio del weekend sportivo acese è negativo, a sorridere infatti sono solamente la Garitta Cirale Calcio a 5 e la Quiglia Cireale. I primi, con una super prestazione, hanno schiantato 4-0 la terza forza del campionato di Serie C1, il Leonforte,
Una vittoria importantissima per il Granata, la seconda consecutiva dopo lo 0-5 di Augusta, che permette loro di allungare a più 3 sui play-out, complice l'inaspettata sconfitta del Mortellito a Gela contro l'ultima della classe. In Serie C2, invece, non è bastata una prestazione gagliarda e coraggiosa alla Stella Rossa Santa Tecla, battuta 8-7 dalla capolista I Calatini. Un KO che congela i tecloti all'interno della griglia play-out, adesso a meno 7 dalla salvezza diretta. E non se la passa meglio neanche il Via Grande, battuto 5-4 in casa dal futsal Rosolini e adesso impelagato nella griglia spareggi salvezza. Nella pallavolo maschile di Serie D invece è tornata la vittoria alla Quiglia Ciriale, che ha vinto 3-1 in casa del team volley Messina. Gli acesi hanno spento la luce solamente nel terzo set, perso 25-17, ma si sono aggiudicati abbastanza agevolmente gli altri parziali, 16-25, 16-25 e 15-25. Con questi 3 punti così, in classifica restano al terzo posto e a meno 2 dal secondo, occupato dal Pedara. KO invece nella Serie C femminile per la Golden Volley a Cicatena, battuta 3-1 in casa dalla vice capolista Giavi Pedara Volley. Sotto di 2 set le catenote hanno tentato la rimonta vincendo il terzo gioco 25-18, ma poi si sono arrese nell'ultimo parziale 19-25. In classifica, comunque, le catenote sono a metà graduatoria, con un confortante più a 11 sulla zona play-out. Nel basket, infine, 2 KO su 2 per la Cireale e per il San Luigi. In Serie C Silver i primi hanno perso ieri contro la vice capolista Orlandina, sconfitta netta 68-102 per una gara mai in discussione e già archiviata dai messinesi dopo metà partita. All'intervallo lungo, infatti, Orlandina era già avanti di 28 punti e a nulla è valsa la reazione d'orgoglio dei Granata nel terzo e poi nel quarto parziale. In doppia cifra, comunque, Persano, Panebianco e il lettone Bersins, che sembra già integrato al meglio negli schemi di squadra. KO infine anche per il San Luigi nel torneo di Serie D, acesi battuti a domicilio 86-91 dal Grotta Calda di Piazza Armerina, ma la gara è stata vibrante, combattuta e decisa nel finale. A 30 secondi dalla fine, infatti, il San Luigi ha fallito l'aggancio sbagliando la tripla del pareggio e gli ospiti, nel ribaltamento di fronte, hanno piazzato il canestro del definitivo più 5. In chiusura parliamo di ciclismo. Sul circuito cittadino si è svolta ieri ad Acireale la Coppa Carnevale Memorial Paolo Giardina. L'indimenticato ufficiale della Polizia Municipale di Aci Catena, prematuramente scomparso in un incidente stradale, è stato il figlio Salvo a dare il via alla manifestazione disputata su 2 batterie. Quasi 200 partecipanti provenienti anche dalla vicina Calabria. A dominare la scena, 2 esperti atleti siracusani, Tiralongo e Landolina. Domani nella edizione del nostro TG vi offriremo un servizio ancora più esaustivo su questo appuntamento ciclistico. Andiamo adesso a chiudere e lo facciamo con le previsioni meteo per domani. Piogge abbondanti con temporali al mattino, temperature stabili comprese tra 11 e 12 gradi, venti forti, mare molto mosso. Grazie per essere stati con noi. TG Reporter vi aspetta domani per una nuova edizione a partire dalle 13:40. Arrivederci.